Sicuramente più affascinante è l'ipotesi che si tratti di astronavi extraterrestri, però non esiste nessuna prova a tutt'oggi che effettivamente gli extraterrestri visitino la Terra a bordo dei dischi volanti. Ringraziamo anche Antonio Blanco per aver citato, per aver dato a Telecolor, lui e il CISO, per aver dato a Telecolor il privilegio di trasmettere per primo questo documento, che peraltro è un fatto noto. C'è qualcosa da dire a proposito del contattismo? Sì, no, semplicemente, mi riferivo a quest'ultimo intervento che ha preso nella sostanziale realtà. Ecco, sono d'accordo, però pregherei di non avere un atteggiamento estremamente razionale, perché io credo che tanto una posizione, ecco così, di approccio di tipo contattistico, tanto la posizione espressa ammirabilmente dal nostro collega Blanco, vadano, diciamo, pian piano a complementarsi, perché ognuno porta un valore diverso, ma che serve all'altro, diciamo, con questa considerazione di carattere ecumenico. Rimaniamo con il grande interrogativo che peraltro ormai da millenni affascina l'uomo. Abbiamo visto i segni nelle grotte, non c'è più troppo il tempo per discuterne. Chiudiamo anche noi con questo interrogativo. Non poteva essere diversamente. Certi solo di una cosa: dell'onestà di chi ha rilasciato tutte le dichiarazioni che avete sentito in oltre 50 minuti di programma. Per quanto riguarda questa puntata di Villaggio Sicilia è tutto, l'appuntamento a venerdì prossimo. Grazie.